Rodríguez, señoras y señores. Buenas noches. Les voy a presentar muy rápidamente a la profesora, doctora María Alessandra Mariotti, como pueden ver. Ella es matemática, se graduó en la Universidad de Pisa, con el profesor Prodi. Después tomó el doctorado de investigación en Tel Aviv, en Israel, con el profesor Efraim Fishbein. Es un investigador en didáctica de matemática, muy bien reconocida en Italia, tanto que es la presidenta dell'AIRTM, es decir, de la Asociación Italiana de los Investigadores en Didáctica de la Matemática. En Italia hay muchísimos grupos, pero tenemos también una asociación que los reúne a todos, y esta reunión sirve para pelear, para discutir, para hacer propuestas de investigación. Ella es nuestra presidenta. ¿Qué más? Sus investigaciones, bueno, las conocemos en estas mañanas, están en una dirección internacionalmente muy interesante, sobre la así dicha mediación semiótica, que es una idea suya, compartida con otros colegas italianos, y de esta hablamos en estas tres mañanas en el seminario de martes, miércoles y jueves. Pero ella también tiene importantes trabajos internacionales sobre la demostración hecha por estudiantes de escuela, o sea, no profesionales de matemáticas. Que la propone, como se puede entender, creo que se puede entender, un problema didattico, es decir, la demostración como un hecho didattico, no puramente formal. Pero de esto va a hablar ella. Personalmente, tiene toda mi admiración, y esto está testimoniando, sí, atestiguando, testimoniando, por el hecho que, ella lo puede confirmar, en el congreso que Marta y yo dirigimos en Italia, y este año será el número 30, ella fue invitada muchas veces. Troppo. Demasiadas, dice ella. Porque tiene un don natural, que es el desafío que siempre proponemos Marta y yo a los investigadores cuando vienen allá. Los presentes, que son profesores de escuela, tienen que entender su trabajo de investigación. Y parece sencillo, pero muchos no alcanzan. Se quedan con sus palabras, sus sueños, y no alcanzan a explicar a los profesores lo que quieren. Ella tiene en esto una habilidad realmente inviable. Entonces, con mucho gusto, les presento a la colega, amiga, María Alessandra Mariotti. Grazie della introduzione e presentazione. Dovreste tradurre anche che io arrossisco, perché sono il nostro traduttore ufficiale, Francisco. Grazie per la tua solida presentazione. Io ho traducito anche che si sta poniendo a Roma con la parola. Naturalmente ringrazio Bruno e tutti i colleghi, Martina Costa, di avermi invitato, perché è un grande piacere. Il seminario è stato un grande piacere e stasera sono contenta di condividere con voi qualche idea sul un altro tema che mi interessa, che è quello proprio della dimostrazione. Quello che io avessi a Bruno, la sua risalva rispetto lo che si è avuto in questi giorni, che ora chiede mettersi un po' di introdurre un altro argomento che le gusta molto. Sì, mi sembra un po' più corti. Più corti, sì, scusa. Allora, il tema è quello della dimostrazione, e per cominciare vorrei porre una questione di carattere epistemologico che credo sia importante. Il tema è della dimostrazione, e voglio cominciare con porre un tema di carattere epistemologico che considero che sia importante. Mi oggi? Chiudiamo le finestre. Sì, sì,
E... partirei da questa domanda che diciamo sollevava Nicola Balashev qualche anno fa in un suo contributo, e la domanda riguarda il significato del termine dimostrazione e se questo, se è possibile trovare un significato comune per la parola dimostrazione e in inglese proof and mathematical proof nell'ambito della comunità dei ricercatori in didattica della matematica. Entonces, voy a partir de esta pregunta de Balashev, de hace algún tiempo, y plantea si es posible encontrar un significado común del término demostración, proof, o mathematical proof en inglés, entre los investigadores en didáctica de la matemática. E la risposta di Nicolà in parte è questa. Penso forse puoi tradurre direttamente. Okay. La risposta di Nicolà è questa. Attualmente la situazione in nostro campo di investigazione è abbastanza confusa, con profonde differenze nelle maniere di intendere che è una prova matematica dentro l'ambito dell'insegnanza e l'apprendizaggio. Problematica. All'interno della problematica, nel senso proprio come tema, non è una questione fra i matematici, c'è una certa condivisione, ma nell'ambito della didattica della matematica non si può probabilmente dire che c'è altrettanta condivisione nel significato che si dà alla parola dimostrazione. Sì, nell'ambito della didattica della matematica. No hay como una unidad de los significados o del significado que se da a la palabra demostración. Termino esta pregunta hasta acá. Dentro de la problemática de la enseñanza y el aprendizaje, pero hay diferencias que permanecen inexpresadas. Ed è esattamente questo aspetto che di non essere spesso esplicitate che rende talvolta difficile capirsi all'interno della comunità dei ricercatori. Il fatto di che queste differenze molte volte non sono esplicitate è lo che hace difficile molte volte un accordo in la comunità di investigatori. Scusate, ma c'è qualche problema tecnico. Allora, possiamo trovare diverse posizioni epistemologiche e queste influenzano molto il modo di affrontare la dimostrazione. Possiamo incontrare diverse posizioni epistemologiche e queste influenzano la maniera di affrontare il tema della dimostrazione. In generale, il problema chiave che si pone è quello di come trattare il rapporto molto complesso che c'è tra argomentare e dimostrare. Entonces, in generale, il problema chiave che si enfrenta è come trattare la complessità della relazione tra argomentazione e dimostrazione. È possibile trovare diverse posizioni, abbastanza, diciamo, variegate, però è possibile intanto vedere quelli che, questa è un'interpretazione mia, possono essere due estremi. È possibile incontrare molte distinte posizioni in maniera molto variata nell'affrontare il problema della dimostrazione. Però io lo plantearia entre due estremi. Da un lato, sottolineare una natura idiosincratica, cioè molto specifica, legata all'individuo della dimostrazione. Per una parte, sta una maniera molto idiosincratica, es decir, legata all'individuo della dimostrazione. Dall'altro, invece, una netta distinzione tra
argomentazione e dimostrazione fino ad arrivare a definire un gap, una rottura. Per otra parte, una distinzione netta entre la argumentación y la demostración hasta llegar a definir un gap, un cognitive gap, es decir, una rottura. Per esempio, nel caso dei proof schemes descritti da Harel e Soder, questo è un classico della ricerca in didattica. Per esempio, nel caso dei proof schemes definiti da Harel e Soder, che è un classico della ricerca. Della investigazione. Quali sono gli aspetti chiave della classificazione di Harel e Soder? Si dà una definizione molto generale di proof. Se noi usiamo la parola dimostrazione, penso in italiano ma anche in spagnolo, già diamo un significato diverso da quello che è la parola proof nel mondo anglosassone. Entonces, quali sono gli aspetti chiave di questo enfoque? Por una parte se da una definición muy general, muy amplia, del término proof, que es un poco distinto de lo que es demostración en italiano o demostración en español, que tiene un significado más específico. Y proof è intesa come il prodotto di un processo di prova che è impiegato da un individuo per rimuovere o creare dubbi sulla verità di un enunciato. Entonces, provare ese proceso, proving ese proceso empleado por un individuo para remover o crear dudas sobre la verità. Come si vede, è una definizione che si centra sull'individuo e su il modo di interpretare un enunciato rispetto al suo valore di verità. Un enunciato è vero e falso, lo dubito o ne sono certo. Come si vede, è una definizione che si centra nell'individuo e che tratta di stabilire il livello di verità su un'affermazione, se è certo o no. Il processo include due sottoprocessi, uno che riguarda l'individuo e come lui rimuove i propri dubbi. Il processo implica due aspetti. Uno è come l'individuo pone in pratica, attua per rimuovere le sue proprie dubbi. E l'altro è messo in atto per rimuovere i dubbi degli altri. E l'altro è puesto in pratica per rimuovere la sfida delle masse. Come si vede in questa definizione, che è molto generale, può rientrare anche la dimostrazione in senso matematico, ma rientrano tutta una classe di altre tipologie di proof che dal punto di vista matematico non possono essere considerate dimostrazioni. Come si vede, è una definizione molto generale che involucra o che abarca anche il concetto matematico di prova, però che anche involucra, abarca molti altri sensi della parola. Sì, proof che non siano accettabili da un punto di vista strettamente matematico. E per contro, se guardiamo, se prendiamo in considerazione le posizioni di Duval, che probabilmente molti di voi conoscono, Duval dice: mostreremo, naturalmente introducendo poi una lunga dissertazione su questo tema, una distanza cognitiva che separa l'argomentazione dalla dimostrazione.
Cioè, Duval afferma che dal punto di vista cognitivo, argomentare e dimostrare sono nettamente separati, malgrado ci sia una prossimità discorsiva. E, por otra parte, por el contrario, está la posición de Duval, que muchos de ustedes conocen, quien establece una distancia cognitiva muy grande entre lo que es la argumentación y lo que es la demostración. ¿Qué cosa? Sí, que sin embargo muestran una, entre sí una proximidad discursiva a veces muy grande. Nel senso che hanno una forma di, con la quale sia le dimostrazioni che le argomentazioni sono presentate che è molto, molto vicina. Nel senso che tanto la dimostrazione come la argomentazione, la maniera in cui sono presentate, in una forma che è molto cercata. Quindi si vede l'argomentazione in contrapposizione con la dimostrazione. Qualche volta si mette mathematical proof, ma in realtà non è così frequente che si usi la specificazione per parlare di dimostrazione nel senso matematico. Bueno, si habla de esa posición, pero a veces no se usa la parola. Sì, comunque quello che è importante è che da questo punto di vista, dal punto di vista di Duval e di molti altri studiosi, si vede una opposizione tra argomentare e dimostrare. Il punto clave è che, desde il punto di vista di Duval e di molti altri investigatori, si vede una forte opposizione tra l'argomentazione e la dimostrazione. Allora io proporrei di riflettere meglio per cercare di capire, in realtà secondo me le cose sono più complicate di così, e allora abbiamo bisogno di ritornare un po' indietro e vedere come l'idea di dimostrazione può essere caratterizzata in termini anche storici. Entonces, yo propondría que reflexionáramos un poco mejor sobre este punto. Según mi opinión, la cosa no es tan simple como este planteamiento, y algo que puede dar herramientas para esta reflexión es hacerlo en términos históricos. Allora, partirei da dove è partita l'idea di dimostrazione e vedrei l'origine della dimostrazione come elemento che nasce nel momento in cui si desidera dare, comunicare e organizzare un sapere per comunicarlo agli altri. Entonces, plantearía que viéramos o nos remitiéramos a lo que fue el origen de la demostración y como en este origen, en su origen, la demostración estaba ligada a la necesidad de comunicar a los demás algo. E tuttora una caratteristica della matematica è la sua organizzazione teorica, e in una rivista scientifica la dimostrazione di un teorema ha una forma e una sostanza ben riconoscibili sulla quale nessun matematico ha da discutere. Entonces, una de las características de la matemática es organización teórica, y eso se puede ver en las revistas científicas. La demostración tiene un teorema, tiene una forma y una sustancia que son claramente riconoscibili desde el exterior. Adesso, non era così prima, ma adesso si vede molto chiaramente la struttura teorica, definizioni, teoremi, ma anche una pochissima attenzione a dei discorsi che descrivano l'origine delle idee. Entonces, hoy en día se ve la presenza del
alternarse de definiciones y de teoremas con una más bien escasa atención a los discursos de contextualización en los cuales se construye el significado de estos teoremas y de estas definiciones. Tuttavia, è chiaro che la produzione di un nuovo teorema, la produzione di un nuovo sapere è comunque un processo che è stato generato ed è stato generato non nella forma organizzata teorica nel quale viene comunicato. Entonces, sin embargo, no debemos olvidar como lo que el saber y los teoremas que se presentan son solamente el producto final de un proceso por medio del cual las ideas fueron originalmente presentadas. O sea, mi piace portare questa citazione di Fishbein che sottolinea in realtà che la costruzione della conoscenza e in particolare di una conoscenza matematica è comunque basata su un ragionamento, su una elaborazione di idee. Mi gusta molto citare questa idea di Fishbein, secondo la quale il ragionamento matematico è basato sulla... le nuove conoscenza. Ok, entonces la construcción del nuevo conocimiento en matemáticas está basado sobre el razonamiento. Esa es la idea. Y después está la cita. Sí, puedes tradurla y después la comento. La traduzco y después los comentamos. Conocer a través del razonamiento se vuelve un tipo de actividad relativamente autónoma, no directamente subordinada a la necesidad de adaptación típicas de los seres humanos, a las necesidades de adaptación típicas de los seres humanos. L'affermazione di Fishbein vuole sottolineare la differenza fra una conoscenza che si costruisce direttamente, avendo un'esperienza diretta, e una conoscenza che si costruisce indirettamente attraverso l'elaborazione, in particolare l'elaborazione discorsiva, e che quindi non ha lo stesso contatto, necessità di contatto diretto, per esempio in una verifica fattuale. Quindi è importante in questa idea di Fishbein, in questa cita di Fishbein, la differenza che hai tra un conoscimento di tipo diretto e altri tipi di conoscimento che sono più indiretti e che non necessitano remitirsi a una verificazione con los hechos directamente. Questo secondo me è un punto importante, nel senso che se io penso a una verifica fattuale, se io voglio rimuovere un dubbio e riesco a rimuoverlo attraverso l'esperienza direttamente, è diverso da rimuovere un dubbio attraverso un ragionamento e quindi, per esempio, un'inferenza che mi fa dedurre da certi principi una conseguenza della quale non ho un'esperienza diretta, ma è un prodotto intellettuale di un ragionamento. Ah, hai ragione, ma è difficile fare sviluppare un discorso, forse... Se no lo ripeto. Es importante en esta diferencia el hecho de que si uno quiere remover una duda o eliminar una duda, es muy importante establecer la diferencia entre verificar factualmente un hecho o remitirme a un razonamiento de tipo inferencial, de inferencia, donde yo infiero o deduzco de unos principios una conclusión. Entonces hay una diferencia grande entre estos dos modos de verificar o de remover una duda. Quindi la matematica si presenta come un insieme di conoscenze e una caratteristica della matematica è questa sua organizzazione teorica, che è basata su un approccio argomentativo di tipo ipotetico-deduttivo.
Entonces, por lo tanto, la matemática se puede considerar como un corpus, un cuerpo de conocimiento, y una de sus características importantes es su organización teórica, basada en un enfoque, un enfoque de tipo argumentativo y de tipo hipotético. Questa è una citazione da un matematico contemporaneo: nessun teorema appartiene alla matematica finché non è stato dimostrato rigorosamente da argomenti logici. Entonces, es una afirmación de un matemático contemporáneo que dice que ningún teorema puede decirse que pertenece definitivamente a la matemática o a las matemáticas hasta que ha sido establecido, probado rigurosamente por medio de una argumentación, de un argumento lógico. Quindi, partendo da Euclide, osserviamo un modello espositivo, cioè un modo di comunicare che ha degli aspetti caratteristici. Por lo tanto, observando, si nos remitimos a Euclide, se trata de un modelo expositivo que tiene algunas características muy precisas, unos aspectos característicos. Le affermazioni, gli enunciati, hanno una forma generale. Por una parte, las afirmaciones, los enunciados tienen una forma general. Lo sviluppo dell'esposizione è di tipo ipotetico-deduttivo. Por otra parte, el desarrollo de la exposición es de tipo ipotético-deduttivo. Quindi, da Euclide fino ad ora, abbiamo uno stile, un modo di esporre la materia, nel quale si è riusciti a stabilire un legame tra comunicare un sapere e una certa particolare organizzazione, che è quella ipotetico-deduttiva. Por lo tanto, tanto en Euclides como hasta bueno, los tiempos modernos, hay un estilo de exposición en los cuales se establece una ligazón, una relación entre la comunicación de un saber y la organización expositiva. Ad esempio, se si osserva, si guarda un libro canonico di matematica cinese, visto che si parlava dei cinesi, il libro dei 9 capitoli, e lo si confronta con il libro di Euclide, si vede chiaramente due stili espositivi completamente diversi. Por lo tanto, si se mira un libro chino de matemáticas, sí, certo. Que es un libro de los 9 capítulos, se ve un estilo de exposición muy, muy distinto al que está presente en los elementos de nella esposizione cinese i fatti sono raccontati, dati, non si argomenta, si danno degli esempi di soluzione di problemi, ma anche affermazioni, diciamo enunciati, ma non si trovano argomenti esplicativi, tantomeno ipotetici deduttivi. Bueno, en este libro, por ejemplo, chino, hay muchos hechos que son contados, enunciados, dados como un hecho, pero no se argumenta. Hay muchos ejemplos, muchas afirmaciones, pero no hay una argumentación y mucho menos una argumentación de tipo hipotético deductivo. Quindi, il rapporto tra un sapere e la sua organizzazione genera una tensione tra la comunicazione, che ha i suoi standard di efficienza, e il fatto che quello che si vuole comunicare sia accettabile. Entonces, por lo tanto, la relazione tra il sapere e la sua organizzazione
genera una tensión entre la comunicación, que tiene sus, sus estándares de organización, y la aceptabilidad, la aceptación de esto que es comunicado. In questo senso, mi piace questa citazione da Proclo. Proclo è un commentatore di Euclide del IV secolo, e dove si esprime un apprezzamento per Euclide per aver risolto nella maniera che lui dice essere superiore a qualsiasi altra esattamente il problema di comunicare, ma anche di far accettare quello che si vuole comunicare. Accettare. Por eso me gusta mucho, bueno, esta cita de Proclo, que es un comentador de Euclides del IV siglo, según el cual se ve un aprecio o una valoración de lo que hizo Euclides por haber resuelto el problema de la comunicación, que según él es superior a todos los demás, por el hecho de haber comunicare e rendere accettabile. Por el hecho de cómo lo comunicó, pero también por haber hecho aceptable aquello que quería comunicar, pues, a su receptor. La citazione è difficile in ogni scienza, e questo aprirebbe un racconto interessante su come Euclide ha influenzato e anzi proprio formato lo stile espositivo di tutte le scienze dopo di lui per molto tempo. Bueno, entonces está comenzando la traducción, es difícil en toda ciencia, pero acá vale la pena comentar cómo Euclides realmente influenció el estilo expositivo no solamente de la matemática, sino de muchas otras ciencias, de todas las demás ciencias en su tiempo. Anche di scienze che noi adesso considereremmo sperimentali. También de ciencias que hoy en día nosotros consideraríamos puramente experimentales o experimentales. Per esempio la medicina. Che per tanto tempo è rimasta una disciplina che aveva un'organizzazione di tipo ipotetico-deduttivo. Entonces, la medicina por mucho tiempo siguió este cambio, seguir un'organizzazione di tipo e comunque Proclo sottolinea la difficoltà di selezionare e sistemare nell'ordine dovuto gli elementi dai quali tutto il resto procede e nei quali tutto il resto è risolto. Quindi descrive la sistemazione ipotetico-deduttiva facendo un complimento a Euclide per aver risolto il problema in maniera egregia. Ma forse è chiaro, perché secondo me loro capiscono, se lo fanno ripetere perché sono pigri. Visto che hanno capito, ridono, Bueno, entonces es difícil en cada, ahora es difícil en cada ciencia tanto seleccionar como organizar en su debido orden los elementos de los, desde los cuales, o a partir de los cuales todo lo demás, es, en duda, es, todo lo demás procede. En los cuales todo lo demás está resuelto. Entonces, bueno, por lo tanto, Proclo hace un escribe cómo resolvió Euclides el problema de sistematizar el conocimiento hipotético deductivo y hace un elogio de eso. Questa era la traduzione italiana. Da Euclide, facendo un salto storico molto da Star Wars, passiamo a Hilbert, ma noi sappiamo, io vi racconto una storia che già sapete, ma è solo per
mettere a fuoco degli elementi che mi paiono importanti. Vuoi tradurre questo pezzetto? Sì. Entonces, desde el Kiddera siento un salto grandísimo de Star Wars hasta Hilbert, un salto histórico, quisiera poner en foco un elemento que considero importante. Perché è importante questo salto? Perché in realtà quello che abbiamo detto fino adesso, che era tipico della sistemazione euclidea, non vede sostanziali cambiamenti nella natura fino al momento in cui c'è un ripensamento che individuiamo in Hilbert, perché Hilbert ha riscritto i fondamenti della geometria esattamente rivisitando Euclide, ma riguarda tutti la rivoluzione, diciamo, all'inizio del Novecento, dove è cambiato in maniera sostanziale il modo di vedere la matematica come teoria. Scusa. Un gran salto storico. Porque el sistema de Euclides que siguió prácticamente inmutado durante siglos, realmente hay una, con respecto a él, hay una revolución grandísima en Hilbert que básicamente volvió a escribir los elementos de Euclides pues, de otra manera, los volvió a escribir, y toda esta nueva manera de escribirlo tiene también que ver con toda la revolución que estaba en curso. In cosa consiste questa grande cambiamento? Ci sono alcuni fattori, non ci soffermiamo troppo, che portano a questa rivoluzione, ma sostanzialmente il nodo punto chiave nel cambiamento sta nel rapporto tra verità e validità. Ok, in che consiste questo gran cambio, questo gran salto? Non vamos a detenernos en distintos factores che influyeron en él, pero sustancialmente el punto crucial, el nudo crucial de este gran cambio tiene que ver con la relación entre verdad y validez. Che in Euclide non, pur essendo diciamo il padre della sistemazione ipotetico-deduttiva, non presentava una differenza. Le dimostrazioni miravano a provare la verità di un enunciato. Bueno, en Euclides questa distinzione sta presente, Euclides che separe la sistemazione de lo que es el sistema hipotético deductivo, no hay una distinción entre probar un hecho y mostrar su verdad. Sí, entendiendo quindi la validità diversa dalla verità, perché la validità è strettamente legata alla derivazione di un'affermazione all'interno di una teoria. Entonces, haciendo la distinción radical pues, entre validez y verdad, porque la validez tiene que ver con la demostración de un hecho al interior de una teoría. Es claro que el momento de la geometría non euclidea es uno de los momentos de rottura. Es muy claro que el momento en que se descubren o se inventan las geometrías non euclideas es uno de los momentos de ruptura en este sentido. Sono vere o sono false? Poverino. Sono vere o sono false? Facciamo tutti una gran fatica. Io andare piano che sono... No, è che noi lo teniamo sempre scuso. Sovresti. Al final, meglio ragione. Si è corretto per darle... per essere d'accordo con lui. Ma il traduttore... è neutro. Qua si vede male, ma è una
citazione, non si vede proprio niente, non male. Diciamo che questo, figurati se ci è arrivato, ma nemmeno. I problemi tecnologici qui sono gravi. Allora, la sostanza della allora, un enunciato può essere un teorema solo relativamente ad una teoria. È privo di senso dire che ha un teorema o una verità in sé. Anche una proposizione come 2 più 2 fa 4 è un teorema in una teoria. Quindi, per esempio, per 2 più 2 in qualche frammento dell'aritmetica. Entonces, un enunciado A puede ser un teorema solo en relación relativamente a una teoría dada. Es totalmente carente de sentido decir que A es un teorema o una verdad en sí. También una proposición como 2 más 2 es igual a 4 es un teorema en una teoría T, por ejemplo, en algún fragmento de la aritmética. D'altra parte, però, è difficile dimostrare senza pensare che quello che si dimostra è vero. È difficile andare a convincere un matematico che non sta dimostrando un teorema vero. Por otra parte, sin embargo, es muy difícil demostrar sin pensar o estar convencido de lo que se demuestra es cierto. Es muy difícil convencer a un matemático de que lo que está demostrando no è valido, non dà la stessa soddisfazione. E d'altra parte, però, la cosa più importante è che comunque per convincersi che qualcosa è vero, noi di solito ci serviamo di argomenti. Por otra parte, está el hecho de que para convencernos de que algo es verdadero, usualmente nos servimos de argomenti. Quindi, da un lato, arriviamo a una netta distinzione tra verità e validità, dall'altra restiamo legati all'argomentazione perché questo dà senso a ciò che facciamo quando dimostriamo. Per una parte questa distinzione clara tra verità e validez, però anche per un'altra parte es a través de la recurrimos a la argumentación porque es aquello que da sentido a lo que ha significado a lo que queremos demostrar. Riassumendo, il problema didattico relativo alla dimostrazione nasce come risolvere il conflitto che potenziale tra due funzioni chiave della dimostrazione. Por lo tanto, il problema didattico relativo alla dimostrazione nasce de cómo resolver el conflicto potencial entre dos funciones claves de la dimostrazione. Da un lato validare, perché non abbiamo una dimostrazione se non siamo in una teoria e non applichiamo il metodo deduttivo. Dall'altro, se vogliamo costruire una conoscenza, dobbiamo comunque prendere in conto il fatto che stiamo cercando di giustificare la verità di certe affermazioni. Abbiamo, per una parte, il fatto che vogliamo validare i teoremi, ossia che vogliamo queremos desarrollarlos al interior de una teoría y utilizar el método deductivo. Pero por otra parte también tenemos el hecho de que queremos justificar su verdad como conocimiento. Il problema didattico diventa come possiamo favorire lo sviluppo di una relazione tra argomentazione e dimostrazione, tenendo conto delle differenze senza dimenticare, anzi sfruttando il loro legame. Entonces, el problema didáctico entonces que se plantea consiste en cómo favorecer o desarrollar
cómo favorecer el desarrollo de una relación entre argumentación y demostración, teniendo en cuenta algunas diferencias, algunas diferencias sin olvidar, sino más bien de aprovechando su profunda ligazón, ¿sí? Unión o relación. La proposta, quello che voglio proporvi, sono due costrutti, due nozioni teoriche che possono aiutarci a inquadrare il problema didattico di costruire una relazione corretta fra argomentare e dimostrare. Lo que quiero proponer son algunas nociones teóricas que permitan encuadrar el problema de la relación didáctica entre demostrar y argumentar. Perfecto. La prima es la noción de teorema. No es una definición matemática de teorema, ma es una definición, tra virgolette, con finalità didáctica. Cioè per risolvere il problema didattico. Entonces, lo primero es girarme alrededor de la noción de teorema, que no es la noción, es distinta, esto que voy a plantear, de la noción matemática del teorema. Spero sia coerente, ma non pretende di essere una definizione formale. Espero que sea una, lo que voy a plantear algo coherente, pero no tengo la pretensión de que sea una definición formale. Allora, la definizione consiste nel vedere un teorema come una terna, una tripletta. Cioè la definizione parte di un teorema come una terna, una tripla, enunciato, dimostrazione teorica. No, che mi pensavo che stava attento, che c'era un terremoto, però no, che per caso un camion sono. Abbiamo perso la definizione. Bueno, entonces voy a repetir. Es una definición que no quiere ser formal y que parte de la definición del teorema como una terna, que es enunciado, demostración, teorema. Terna vuol dire che i tre elementi ci vogliono tutti e tre per avere un teorema. Terna significa que los tres elementos son necesarios para todos los tres. Nella pratica, molto spesso, l'enunciato si identifica con il teorema. Nella pratica, muchas veces l'enunciato si identifica con il teorema. E d'altra parte, anche nella ricerca in didattica, la dimostrazione si studia separata dai suoi legami con gli enunciati e con la teoria di riferimento. Y por otra parte, la demostración, también en las investigaciones sobre didáctica, muchas veces se estudia como algo separado, tanto del enunciado como de la teoría. La propuesta infatti, que è stata fatta, quando ho introdotto questa nozione, abbiamo introdotto e cominciato a usare questa nozione, è proprio quella di non studiare la proof, cioè il tema non è la proof, ma il tema è i teoremi, perché le dimostrazioni da sole non hanno molto senso. Entonces, la proposta, che non solamente mia, sino di molti altri investigatori, è di vedere la proof, per la dimostrazione, non solamente come la proof, sino come algo che involucra anche e che sale, che emerge della relazione. Con il teorema e con la teoria, perché se non tiene sentido. Con l'enunciato. Perdón, sì, con l'enunciato e con la teoria, perché se non tiene sentido. Ed è proprio il rapporto con la teoria che è quello di solito negletto, che si dimentica. E è precisamente la relazione con la teoria la che normalmente
Selvia è relegato. E questo può creare delle difficoltà proprio nel senso da dare ad una dimostrazione. Questo può creare difficoltà precisamente nel senso che si può dare a una dimostrazione. E anche nel distinguerla da una argomentazione. E anche nel senso di poterla distinguere da una argomentazione. Il secondo costrutto è quello di unità cognitiva. Il secondo costrutto che chiedo quanto è questo di unità cognitiva. E questo costrutto è stato introdotto proprio per descrivere, poi studiare, la relazione tra un'argomentazione che è prodotta a supporto di una congettura e la dimostrazione che viene poi prodotta per validare la congettura. Questa idea fu planteata per studiare la relazione tra l'argomentazione producida para dar soporte a una conjetura y la demostración producida para validar. Il riferimento alla argomentazione come produzione di argomenti per costruire nuove conoscenze è chiaro in questa definizione o caratterizzazione dell'unità cognitiva. Quando produciamo una conoscenza, argomentiamo. Quando produciamo un conoscimento, argomentiamo. E la situazione di congettura, produrre una congettura, è una situazione in cui si produce una conoscenza. E la situazione in cui produciamo una congettura, in questa situazione si produce un conoscimento. E metterla in rapporto con la dimostrazione che sarà invece necessaria per far diventare questa conoscenza un teorema. E ponerla in relazione con la dimostrazione che è necessaria per fare questo conoscimento un teorema. È esattamente il nodo fra l'argomentare e il dimostrare. Es exactamente este el nudo entre el argumentar y el demostrar. Si va a confrontare argomentazione e dimostrazione su uno stesso enunciato. Se va a confrontar la argumentación y la demostración sobre un mismo enunciado. Non l'argomentazione è una cosa, la dimostrazione è un'altra cosa e ragioniamo sulle loro differenze o sulle loro uguaglianze. Non deve essere che la argomentazione sia una cosa per un lato, la dimostrazione sia vada totalmente per l'altro lato, sino che si vanno a confrontare su uno stesso enunciato. Sino che si vanno a confrontare sullo stesso enunciato. Si vanno a remitire a un enunciato. Qui cerco di spiegare meglio la nozione di teorema, ma salterei perché sennò non finiamo più. L'unica cosa che vorrei sottolineare è che nell'idea di teoria in realtà ci sono due aspetti importanti. Uno è quello degli assiomi, definizioni, teoremi già dimostrati, insomma l'idea di teoria. L'altro è l'idea delle regole di deduzione accettabili. Sobre la nozione di teorema, non voglio estendere molto più, però sì voglio subrayare il fatto che, sobre la nozione di teoria, per una parte, stanno gli axiomi, le definizioni e i teoremi, però anche è molto importante che anche stanno, per altra parte, le regole di deduzione che si accettano dentro di questo. Sì. In termini matematici e logici si parla di teoria e di metateoria. In termini matematici e logici si parla di teoria e metateoria. E nella, diciamo, comunemente a scuola, se raramente, o direi mai, si fa riferimento alla teoria, se non
in casi canonici come la geometria, alla metateoria, ovvero alle regole di deduzione accettabili, non si fa mai riferimento. Nell'ambito della scuola, sin embargo, in alcuni casi eccezionali o canonici, come per esempio la geometria, puede que se haga alguna alusión a lo que es la teoría. Sin embargo, a la metateoría nunca se hace referencia. Un caso clásico es la dimostrazione per assurdo. Un caso clásico es la dimostrazione per assurdo. Se andiamo ad analizzare con il costrutto di teorema in cosa consiste una dimostrazione per assurdo, si riesce a descrivere una complessità e a capire meglio le difficoltà. Sì, con la, il costrutto che plantea il teorema, se queremos plantear e entender lo che è una demostrazione per assurdo, le cose vanno a essere più chiare. Sì, ma non è questo che non abbiamo tempo. Saltiamo anche questo perché vedo che il tempo è molto. Allora, unità cognitiva. Questo mi interessa particolarmente perché è un costrutto che può dare delle indicazioni di carattere didattico. La unità cognitiva. Questo sì mi interessa molto per subrayarlo, hacer énfasis, porque es una idea que tiene muchas implicaciones desde el punto de vista didáctico. E l'unità cognitiva è intesa come continuità, perlomeno nella sua prima definizione, e coerenza tra il processo di produzione di una congettura e che è fatto di argomenti e la dimostrazione prodotta. Secondo il trattamento di questa idea della unità cognitiva, è intesa come una continuità e una coerenza tra il processo di produzione di una congettura e la dimostrazione produttiva. Questo è, tradotto in italiano, la prima spiegazione, presentazione dell'unità cognitiva. Questa è la traduzione italiana della prima presentazione della unità cognitiva. Durante la produzione di una congettura, lo studente perviene ad un enunciato attraverso una intensa attività argomentativa che si intreccia funzionalmente alla giustificazione della plausibilità delle scelte che sono state fatte. Quindi c'è tutto un lavoro argomentativo per arrivare ad un enunciato che condensa la congettura. Lo que dice acá es, durante la producción de la conjetura, el estudiante llega a su enunciado a través de una intensa actividad argumentativa que se entrelaza funcionalmente con la justificación de la plausibilidad de las escogencias hechas. Por lo tanto, hay todo un trabajo argumentativo para llegar a un enunciado que condense un enunciato, sì. Una congettura è ovvio a tutti che cosa vuol dire. Quando uno formula una congettura, formula un enunciato. Sì, è ovvio che significa una congettura. Quando uno formula una congettura, formula un enunciato. Naturalmente, quando dopo avere formulato una congettura, nella dimostrazione è possibile che questo processo argomentativo sia riprodotto organizzando alcuni degli argomenti in una catena logica. È possibile che quando questa suggerisce la congettura, alla posteriore
organizaciones de procesos de demostración, es posible que se organice según una cadena de tipo lógico. Naturalmente, l'unità cognitiva c'è quando c'è questa corrispondenza fra gli oggetti e le attività mentali sia nella produzione della congettura che nella dimostrazione. Entonces, quando parliamo di una unità cognitiva, si ha una estrecha corrispondenza entre la naturaleza y los objetos de la actividad mental implicados en los dos procesos, el de la conjetura y el de la demostración. Questa è sempre dello stesso disegnatore dell'altra mattina anche questa è una rappresentazione storica dell'unità cognitiva che però mi sembra molto espressiva. También un dibujo del mismo diseñador, dibujante de la otra mañana, y expresa muy bien lo que es la unidad cognitiva. Questa è l'attività argomentativa, ma gli stessi fili vengono tessuti in modo ordinato nella produzione della dimostrazione. Ma la sostanza è la stessa. A la izquierda es la actividad argumentativa, pero los mismos hilos son utilizados después en la actividad demostrativa. Vemos que son los mismos hilos y la misma sustancia. L'ipotesi didattica che consegue da questa teorizzazione, da questo costrutto teorico, è che l'approccio alla dimostrazione può essere facilitato realizzando un collegamento tra produzione di congetture e costruzione di dimostrazioni. Bueno, entonces, nuestra hipótesis consiste en que el enfoque que se hace a la demostración puede ser facilitado realizando una relación, estableciendo una relación entre la producción de la congetura y la construcción de la demostración. Naturalmente quello che spesso accade a scuola è che questo è una insegnante femmina, il disegnatore era un maschio. Naturalmente lo che normalmente occorre in collegio, in scuola, è che, come lei è una professora, e bueno, il dibujante era di genere maschile, e naturalmente dibujo una professora. E vi faccio notare che la rappresentazione del nostro disegnatore è molto fedele perché riporta anche una delle ragioni possibili. Se invece di proporre un'attività di produzione di congetture, io propongo un'attività del tipo dimostra che bla 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 l'enunciato, mi trovo in una situazione in cui sto tagliando i fili e taglio la connessione fra la produzione di congetture e la produzione di dimostrazione. Entonces, me parece que este dibujo es muy acertado porque por la lo que dice dice demuestre que que es lo que normalmente hacemos en vez de proponer o lo que normalmente se hace en vez de proponer producir conjeturas, lo que se propone es una actividad del tipo demuestre que bla 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 bla. Y entonces lo que se logra en eso es simplemente cortar el vínculo que existe entre las conjeturas y las demostraciones. Quindi, quelli che potremmo chiamare degli ostacoli didattici, per esempio, utilizzare un certo tipo di compito piuttosto che un altro. Entonces, lo que podríamos llamar obstáculos didácticos, por ejemplo, utilizar un tipo de tarea en vez de otro tipo de tarea. Possono impedire lo svilupparsi di tutta quella complessità cognitiva tipica del processo di dimostrazione. Entonces, todo esto puede impedir el desarrollo de la complejidad cognitiva del processo di dimostrazione.
della dimostrazione. Quindi possiamo riformulare il problema didattico. Tanto poi possiamo riformulare il problema didattico. Mettendo in luce alcuni obiettivi particolari che l'analisi precedente ci permette di esprimere in maniera più chiara. Ponendo alla luce algunos elementos che l'analisi che acabamos de hacer nos permite expresar in maniera più chiara. Quindi da un lato sfruttare le possibili sinergie, collegamenti tra argomentare e dimostrare, senza dimenticare le differenze. Entonces, por una parte, esta lección es aprovechar las posibles sinergias entre la argumentación y la demostración, sin olvidar, sin embargo, y esconder las diferencias que hay entre ellas. Promuovere attività argomentative, ma contemporaneamente promuovere uno sviluppo della prospettiva teorica, quindi costruire il significato di teorema come enunciato, dimostrazione e teoria. Entonces, promuovere il sviluppo di una prospettiva teorica, costruire il significato del teorema, come lo plantea, es decir, come una terna enunciato, dimostrazione e teoria. Il problema didattico diventa quali situazioni costruire per realizzare gli obiettivi didattici. Entonces, il problema didattico è che situazioni costruire per realizzare il problema didattico. Adesso dovrò tagliare perché siamo tardi, eh? Dovevo già finire? E di sicuro privilegiare i problemi aperti di congettura. Entonces, una cosa muy importante, seguro, es privilegiar los problemas abiertos que den lugar a la conjetura. Ovvero delle consegne che chiedono, fanno una domanda senza rivelare la risposta, e questo è il problema aperto, ma anche che richiedano esplicitamente una congettura e la sua dimostrazione. O también enunciados que ponen una pregunta sin revelar o sugerir una respuesta esperada y que por lo tanto pida o exija explícitamente una conjetura y su demostración. E a questo punto penso di dover fare un taglio, ma siccome non ho la console, vado un po' in svelta, voglio farvi solo l'ultimo esempio che avevo preparato, che riguarda situazioni di problemi di congettura in un ambiente di geometria dinamica. Bueno, voy a tener que cortar, no puedo ver, si puede saltar, pero quiero subrayar que me parece muy importante y quería mostrar que es un problema de conjetura en el ámbito de geometría dinámica. E in particolare voglio fare un'analisi dell'utilizzazione di un ambiente di geometria dinamica che possa condurre al significato di enunciato condizionale. In particolare, entonces, quiero mostrar, hacer un análisis de un problema enfrentado en un ámbito de geometría dinámica que lleven hacia el significado de un enunciado condizionale. Sì, sì. Se non è immediatamente chiaro o non è immediatamente comprensibile per un allievo che quando gli si dà un problema aperto, ci aspettiamo che produca, che formuli una congettura del tipo se certe ipotesi, allora certe altre proprietà. Algo importante es que no es inmediatamente comprensible para un alumno el hecho de que cuando se le pide enunciar una conjetura, lo haga bajo la forma de un enunciado de tipo condicional. Si una hipótesis, entonces... Una tesi. E nel problema generale di sviluppare l'idea di teorema, in particolare devo lavorare sul significato di enunciato
condizionale. Entonces, el problema general de desarrollar la idea de teorema, tengo que enfrentar en particular el problema de desarrollar el concepto de enunciado condicional. Tutti conoscete la geometria dinamica, perlomeno quelli che già conosco sì. Ci sono una possibile attività è quella di esplorare una costruzione che di solito si chiama robusta, il che vuol dire che è una costruzione che non si deforma per trascinamento. Una de las actividades que propongo es la de explorar una construcción robusta, que quiere decir que es invariante bajo graduación, no se deforma bajo la raza. Questo tipo di attività porta a scoprire, a riconoscere delle conseguenze di una serie di ipotesi. Questo tipo di attività lleva a descubrir conseguenze di una serie di ipotesi. Nel senso che le ipotesi sono le proprietà costruite. Nel senso che le ipotesi sono le proprietà costruite. E posso, esplorando, osservare nuove proprietà. Esplorando, posso osservare nuove proprietà. Adesso vorrevo farvi un esempio, volevo farvi l'esempio, ma non so se ci riuscirò. Guardiamo se ci riusciamo. Faccio presto. In questa figura è costruita, è un quadrilatero, questo è un notissimo teorema, è un quadrilatero e sono stati presi i punti medi dei lati. Quindi questo è un teorema molto conosciuto, in questa figura tenemos un quadrilatero e tenemos dos puntos medios, tomamos los puntos medios de los lados. Esplorando la figura, ovvero muovendo tutto ciò che si può muovere, osservo che la figura che ha per vertici punti di mezzo resta sempre un parallelogramma. Esplorando la figura, es decir, moviendo todo lo che puedo mover, me doy cuenta che la figura che uniendo los puntos medios, che si forma uniendo los puntos medios, es un parallelogramma. È chiaro che la maniera più spontanea di formulare la congettura è un parallelogramma. La maniera più spontanea. È chiaro che la maniera più spontanea è qualunque studente gira e poi dice è un parallelogramma. Qualche studente muove e dice è un parallelogramma. E questo non è un enunciato condizionale. Questo non è un enunciato condizionale. La cosa non è molto grave in sé. Ma è grave se io penso che voglio che questo è l'inizio di una dimostrazione. Entonces, la cosa non è grave in sì, però è grave se penso che questo è l'inizio di una dimostrazione, dovrebbe essere l'inizio di una dimostrazione. Ovvero se penso che l'enunciato deve essere collegato alla dimostrazione dentro una teoria. O también se penso che l'enunciato deve stare legato alla dimostrazione dentro di una teoria. E per arrivare a una dimostrazione ho bisogno di sapere quali sono le ipotesi. E per arrivare a una dimostrazione necessito sapere quali sono le ipotesi.
E se l'enunciato non ha una forma condizionale, le ipotesi non sono esplicite. E se l'enunciato non ha una forma condizionale, le ipotesi non sono esplicitate. Dunque, il problema di educare a formulare le congetture in modo condizionale è un problema didattico cruciale. Quello tanto è il problema di abituare a enunciados de manera condizionale è un problema di didattico. Io non vedo più niente, speriamo bene. Ok, torniamo. Quindi questo è l'esempio che vi ho fatto. L'altra tipologia di attività è quella che invece consiste nell'esplorazione di una costruzione di solito detta molle, soft. L'altra tipologia di attività che voglio proporre consiste in esplorare una costruzione del tipo molle blando. Visto che siete tutti pratici, risparmiamo tempo, immaginiamo di avere un parallelogrammo. Esauriamo tempo, immaginiamo che abbiamo un parallelogrammo. E tracciamo le diagonali. Passiamo le diagonali. prendiamo un quadrilatero, tracciamo le diagonali e cerchiamo di farle coincidere. Tomiamo un quadrilatero. Trazamos las diagonales e intentamos hacerlas coincidir. A questo punto ho una situazione diversa da quella precedente. En este momento entonces tengo una situación distinta della anterior. C'è una proprietà che non è una proprietà della costruzione di partenza. Hay una proprietà che non è una proprietà della situazione di partire. Sono partita da un quadrilatero. Partito dal quadrilatero. Hacer coincidir las diagonales. Sí. No, no le diagonali, i punti di mezzo. Non l'ho detto? È euforia. comincio a tirare via. No, ma soprattutto vedo che il tempo va via, io avevo tante cose, ma si raddoppia con la traduzione, quindi vedi che ero preoccupata a ragione, non a torto. E riuscite a immaginare? Avete le diagonali, ci sono i punti di mezzo, cercate di farli coincidere. Teniamo la diagonale del quadrilatero e teniamo los puntos medios e intentamos hacerlos coincidere. È chiaro che è un'attività completamente diversa da quella precedente. È chiaro che è un'attività totalmente distinta da quella. Si ha uno statuto diverso fra le proprietà costruite e questa proprietà che cerco di imporre alla figura. Hay un status distinto tra las propiedades que propuse y esta propiedad que intento imponerle alla figura. Quindi l'esplorazione in questo caso mi porta a scoprire delle condizioni sotto le quali si verifica una certa proprietà. Quando io le porto a coincidere, mi accorgo che il quadrilatero diventa un parallelogrammo. Questa esplorazione in questo problema ci va a descrivere le condizioni che fanno possibile che si verifichino determinate conseguenze. In questo caso, ottengo che il quadrilatero è un parallelogrammo. Ma l'azione di imporre la proprietà di coincidenza dei punti di mezzo è quella che mi dice come posso ottenerli come conseguenza. Quindi l'essere un parallelogrammo diventa un'ipotesi per ottenere come conseguenza la coincidenza dei punti di mezzo. L'azione di essere coincidenti con i punti. Come? Perché è un se solo se. Perché è un sì solo se. È una bigliore. Sì, però non vedo come la sperimentazione hace separare le due funzioni. È perché questo è un enunciato che è una doppia implicazione. L'esempio è effettivamente è un po' tricky. Perché
Se io considero invece una vera implicazione, quella che io impongo è la conseguenza, quella che io vedo è l'ipotesi. Perché coincidano deve essere deve essere un parallelogramma. E, aspetta. Lo ridico semplice o qualcun altro traduce. Se io considero l'imporre una condizione e guardo cosa succede, cosa succede è ciò che mi condiziona per avere la coincidenza, deve essere un parallelogramma. Se è un parallelogrammo, allora coincidono. Se io costruisco un parallelogrammo, trovo che le diagonali coincidono. Se non coincidono, ma io le rendo coincidenti, mi diventa un parallelogrammo. In questo caso particolare, io li ho tutti e due, perché l'enunciato è un enunciato di doppia implicazione. Ma se io considero un enunciato con una sola implicazione, e la proprietà che impongo mi mette in evidenza la proprietà che me la genera, in modo che siano coincidenti, la figura deve essere diventata un parallelogramma. Di solito in matematica si usa dire affinché coincidano, la parola per esempio. Qual è una condizione affinché succeda qualcosa? Questa espressione complessa con l'affinché, non so come si traduce affinché, che è una delle parole più difficili per i giovani studenti di matematica, affinché, è esattamente coincide a rivoltare l'enunciato. E quali condizioni affinché? Vuol dire se la condizione, allora quella che è data nell'affinché. No, non lo devi tradurre, lo traduce semmai Martin, che ha capito bene. È vero che l'esempio è confuso, bisognerebbe provarlo. Però quando io condiziono, e se pensate non a un caso come questo che è molto semplice, troppo semplice, io non lo so come posso fare perché succeda qualcosa. Allora io glielo forzo. Quando l'ho forzato, quello che vedo è la condizione affinché succeda. Quindi è l'ipotesi di cui la proprietà imposta è la tesi. Ora non so, io capisco che è difficile, ma... Però credo che si sia capito. Per esempio, sul punto della meglio delle diagonali è perfetto per entendere. Perché se verifichi questo, che tu che hacer un minuto per realizzare un parallelogramma. Forse lo che A implica B, dove io sto facendo il cambio, è B, non è A. No, lì l'esempio è scritto male, scusate, deve avere fatto confusione nella cosa. Andiamo avanti, se no non si arriva più. Allora, facciamo una piccola analisi veloce degli invarianti. Allora, nella geometria dinamica le proprietà di una figura sono le proprietà invarianti per trascinamento. Allora, noi abbiamo vari tipi di invarianti, che sono invarianti di costruzione, il quadrilatero, oppure se ho costruito un parallelogrammo, e gli invarianti che osservo come conseguenza di quelli che io ho costruito. Nella geometria dinamica analizziamo gli invarianti che sono invarianti bajo arrastre, entonces miremos que tenemos los invariantes de construcción como el quadrilatero o el parallelogrammo y los invariantes derivados del proceso de esplorar la figura. Se voi prendete un trapezio e costruite gli assi delle due basi, troviamo un trapezio e costruiamo gli assi delle due basi.
vedete che queste assi, questi due assi sono paralleli. Per lo scherzo, tu sai che sono paralleli. E non li ho costruiti paralleli. Io non l'ho costruito. Quindi il parallelismo fra queste due rette è un invariante derivato. No, la mediatrice. Perpendicolare. Perché le basi sono parallele, bla 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 bla. E quella è la dimostrazione. Perché le basi sono parallele, ma quello che mi interessa è la distinzione tra un invariante di costruzione e un invariante derivato. Quello che mi interessa è la distinzione tra un invariante di costruzione e un invariante derivato. Perché in termini di enunciato condizionale, gli invarianti di costruzione saranno le ipotesi e gli invarianti derivati saranno la tesi. Perché in termini di invarianti per arrastre, gli invarianti di costruzione vanno a essere le ipotesi e gli invarianti derivati vanno a essere la tesi. E quando io discuterò con i miei allievi la soluzione di un problema di congettura, aperto di congettura, quando discuti con i alunni la soluzione di un problema aperto di congettura, e dovrò discutere delle enunciati che loro producono, io voglio tenere che discutere gli enunciati che loro producono, avrò un modo per potermi riferire all'ipotesi e alla tesi, tendrò una maniera per potermi riferire alla ipotesi e alla tesi riferendomi a qualcosa di perfettamente comprensibile per gli allievi, che sono gli invarianti di costruzione e gli invarianti derivati. Se posso riferirmi alla ipotesi e alla tesi, riferendomi a algo che è perfettamente comprensibile per gli alunni, che sono gli invarianti di costruzione e gli invarianti derivati. È molto difficile spiegare la distinzione fra l'ipotesi e la tesi. È molto difficile spiegare la distinzione tra l'ipotesi e la tesi. E di solito gli allievi le confondono. Normalmente lo sanno. In questo modo ho la possibilità di riferirmi a un significato chiaro. In questa maniera ho la possibilità di riferirmi a un significato chiaro. Per gli allievi. Alla distinzione invarianti di costruzione e invarianti derivati. Alla distinzione invarianti di costruzione e invarianti derivati. Per poi chiamarli, se voglio, ipotesi e tesi. Però posteriormente, se chiedo, devo chiamarli ipotesi e tesi. In maniera analoga, quando considero invarianti imposti attraverso un movimento, in maniera analoga, quando considero invarianti imposti attraverso un movimento, avrò un modo per riferirmi, in questo caso, ad una tesi, e a quello che loro scopriranno essere la condizione per ottenere la proprietà voluta come l'ipotesi. E allo che bisogna descrivere come la condizione necessaria per la proprietà che desevo, che va a essere l'ipotesi. Allora, a questo punto mi fermerei, e abbiamo dovuto un po' fare le cose in fretta, ma spero che siano gli elementi chiave siano importanti. È molto importante un'analisi storica e epistemologica per capire quali sono le complessità che abbiamo di fronte quando si deve affrontare il problema della dimostrazione. Voglio lasciare in questo punto questo tempo e spero che... Aver hecho énfasis también en el hecho de que es muy importante un análisis de tipo histórica y epistemológico cuando queremos enfrentar un tema como el análisis de la demostración. E d'altra parte ci sono estremamente utili anche quando andiamo a fare un'analisi abbastanza fine di situazioni che possiamo proporre agli allievi per sviluppare i particolari significati che abbiamo messo in evidenza attraverso la analisi storica ed epistemologica. También es muy útil para hacer un análisis muy fino de las situaciones que podemos proponer a los alumnos a partir de este análisis que hicimos de tipo histórico y epistemológico. E con questo chiuderei. Ringrazio
Francisco, che ha sicuramente anche migliorato la mia esposizione. Grazie. Ce l'avevo. Un applauso a Francisco.